Senta Teresa Bellanova, inevitabilmente diciamo, parlare di difesa comune ci porta a parlare di Ucraina, no? Perché quando Silvia Saldone faceva riferimento alle parole di Macron, faceva riferimento a quelle frasi di Macron che tanto hanno fatto discutere dell'inviare gli scarponi sul campo, no? Di mandare i soldati europei. Ovviamente, lo ribadiamo, Macron non può decidere dei nostri militari, però diciamo, aveva proposto questa cosa. Ora, il vostro gruppo al Parlamento europeo è lo stesso di Emmanuel Macron, diciamo, e quelle parole di Macron hanno fatto discutere, ma allora rispetto all'Ucraina mi dice qual è la vostra posizione? La nostra posizione è che bisogna non condividiamo su questo singolo aspetto la posizione di Macron, ma la nostra posizione è che l'Ucraina va aiutata, va sostenuta così come stiamo facendo per difendersi, perché altrimenti significa la vittoria di Putin, significa l'aggressione a ogni singolo Stato europeo. Noi dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e attivare la diplomazia, che è quello che manca. Il primo e unico che ha parlato in Italia, in Europa, di una azione diplomatica, di avere una persona che sta lì a costruire le condizioni per la pace. Abbiamo indicato la Merkel, Blair, purtroppo gli altri si sono distratti. Da una parte hanno detto aiutiamo l'Ucraina, poi hanno detto però non aiutiamo l'Ucraina. Noi diciamo con molta chiarezza, fino a quando non si raggiunge una mediazione di pace bisogna sostenere l'Ucraina in tutti i modi, comprese le armi, capisco bene. La necessità. Prego? Dicevo, aiutiamo l'Ucraina in tutti i modi, anche inviando le armi, ho capito bene? Facendo quello che stiamo facendo, perché chi si gira dall'altra parte di fronte a questo fa il male non dell'Ucraina, fa il male dell'Europa e fa il male dell'Italia. Silvia Sardone, qual è la posizione della Lega? Ma allora, noi come dicevo prima non abbiamo alcuna intenzione di inviare nostre truppe in Ucraina, nonostante Macron e altri esponenti in Europa spingano in questa direzione. Evidenzio che la deputata con la quale mi sto confrontando, se eletta, entrerebbe nel gruppo Renew, che è proprio quello di Macron. Quindi insomma, la linea di quel partito mi sembra chiara. Secondo me invece bisogna tornare a parlare di pace. Dobbiamo anche essere onesti e concreti. Non mi pare che una delle due parti in conflitto stia vincendo sull'altra dal punto di vista militare. Quindi l'arrivo di nuove armi, e ribadisco, noi abbiamo votato tutte le volte che si doveva votare l'invio delle armi, non siamo stati contrari all'invio di armi in Ucraina, però con un po' di pragmatismo dobbiamo anche dirci che anche con l'invio di nuove armi non credo che il conflitto militare possa raggiungere una soluzione. L'unica via è quella della diplomazia e della pace, che noi dovremmo utilizzare come via maestra. In questo senso credo che anche le elezioni americane daranno un contributo, perché sono convinta che se dovesse vincere Trump, la linea della pace tra Russia e Ucraina sarà quella portata avanti. Cioè, lei è convinta che Trump con una telefonata con Putin risolve? Cosa? No, lei è convinta che se vince Trump diciamo, ha rapporti tali con Putin che la risolve la questione? Penso che una grande speranza di un ritorno alla pace passi anche dalle elezioni di Trump. Certo, Biden non ha agito in tal senso, e devo dire che nella storia americana proprio la parte politica diciamo, di Biden è sempre stata quella più guerrafondaia. Mi scusi, le chiedo ancora un'altra cosa perché non ho capito bene io. Quindi, diciamo, in attesa delle elezioni americane, in attesa che ci sono sia questo tavolo che porta la pace, Trump, noi le armi le mandiamo comunque. La strada della pace tra Russia e Ucraina sarà più facilmente percorribile. Sì, no, chiedevo, nel frattempo, in attesa delle elezioni americane, in attesa che ci sia un tavolo di pace, comunque per la Lega le armi all'Ucraina si continuano a mandare. Le abbiamo sempre votate. Ok. Ok, non era questo che volevo chiarire. Si rispetto a Trump, non so se Bellanova voleva aggiungere qualcosa. Dovrebbe cambiare la nostra linea.
Chiaro. Era semplicemente per chiarire. Non penso che sia risolutivo, o almeno oggettivamente l'invio di armi oggi non lo è stato. E di sicuro non abbiamo in mente di inviare un solo militare. Bellanova, sulla questione Trump? Ma sulla questione Trump, come dire, dire che Trump porta la pace significa dire esattamente il contrario di quello che è la storia di Trump e di quello che sta proponendo in questa sua campagna elettorale. Trump ha già scelto da che parte stare, favorire il suo amico Putin e abbandonare l'Ucraina e abbandonare l'Europa, perché Trump è un nemico dell'Europa e noi faremmo bene a dire esattamente ai cittadini le questioni come stanno, perché altrimenti significa tifare per una parte che è contro l'Europa, ma purtroppo non mi meraviglio perché è da molto tempo che si stanno facendo queste scelte da quella parte politica.